Da spazio comune a frontiera difficile da attraversare, il Mediterraneo come un ponte lega quest'anno le città di Torino e Napoli per l'ottava edizione del Festival Storia intitolato Mare Nostrum. Dal 3 all'8 dicembre lezioni, incontri con le scuole, spettacoli, ma anche musica, mostre e proiezioni cinematografiche racconteranno eventi e personaggi che nel corso dei secoli hanno ridefinito il significato di questo grande spazio d'acqua fino ai giorni nostri. L'evento nasce dall'idea dei professori Angelo Dorsi e Luigi Mascilli Migliorini dell'Università Orientale, per portare la storia fuori da aule universitarie e luoghi di ricerca ed avvicinarla ad un pubblico più ampio. Mediterraneo, d'altra parte, vuol dire accoglienza, vuol dire incontro, e quindi due città cariche di storia e talvolta di qualche incomprensione riescono a ritrovarsi molto bene intorno a questo grande mare accogliente. Pensiamo veramente che questa volta si potrà parlare di storia avendo l'idea che è il nostro presente che è in gioco. Dopo le prime due giornate a Torino, dal 5 all'8 dicembre il Festival della Storia si sposta per la prima volta in città. Sono previsti eventi a Castel dell'Ovo, Città della Scienza, alla Basilica di San Giovanni Maggiore, nel Convento di San Domenico ed anche reading e concerti nelle stazioni della metropolitana. Come Comune di Napoli, come città, abbiamo visto un'occasione bellissima e in realtà è anche un modo per approfondire tematiche, per creare incontri, occasioni di confronto, dare opportunità alle scuole di vivere e partecipare alle mattinate dedicate alla storia con personalità che vedranno qui a confrontarsi in città, avere delle mostre e centrare questo progetto in più siti che sono per noi fondanti del patrimonio culturale della città, e vale a dire Castel dell'Ovo, ma con dei momenti al Convento di San Domenico Maggiore e anche la Basilica di San Giovanni Maggiore, che sta diventando appunto centro propulsivo di arte e cultura.